La Cappella San Severo, a Napoli, è famosa e conosciuta per il Cristo velato, ma nasconde nella sua interezza, nella sua totalità, delle meraviglie e dei segreti che non possono essere espressi a parole. Bisogna andare lì fisicamente per capire. Fu realizzata come attualmente dal principe Raimondo di Sangro, una delle menti più brillanti del suo secolo, alchimista e gran maestro della massoneria dell'epoca. E infatti il principe la strutturò come un vero e proprio percorso iniziatico. Nel 2020 andai a visitare la Cappella San Severo. In effetti c'ero già stato altre volte, però quel giorno andai con una consapevolezza un po' diversa. E osservando il ritratto del principe notai che in effetti era l'unico dipinto nella cappella ad avere subito i segni del tempo. Il principe, questo era strano perché il principe infatti da abile chimico, appunto come dicevo alchimista, aveva egli stesso sintetizzato i pigmenti che poi sarebbero serviti a creare gli affreschi e i ritratti di famiglia della Cappella San Severo. E questi non si sono mai decomposti, non c'è stato bisogno neanche di restauro. L'unico dipinto, l'unico ritratto che era rovinato era proprio quello del principe. Guardandolo meglio mi accorsi che i segni di questo degrado erano proprio nei punti del volto dove comincia la decomposizione. Allora mi venne in mente che forse il principe, avvezzo alle burle, e spesso queste burle appunto terrorizzavano il malcapitato bersaglio, mi è venuto in mente che forse il principe avesse ideato appositamente dei pigmenti temporizzati, cioè dei pigmenti che avessero delle proprietà col tempo di alterarsi, di cambiare, di degradarsi nel corso del tempo e quindi trasformare l'aspetto di un dipinto. Allora mi venne l'idea in quel momento del temporama alchemico, che è un progetto a cui lavoro ormai da 3 anni e che può dirsi tutt'altro che concluso. E questo che vedete è il mio omaggio al principe Raimondo di Sangro.